Giambalaya, ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Nuovo live su God of War 3 Kratos vs Crono. E quindi buona visita. Ero certo che fossi tu ad averla uccisa, Spartano. Chi altri? Vivo nel tormento a causa tua. Dopo che prendesti il vaso dal tempio di Pandora, Zeus fu accecato dalla paura. Mi recluse negli abissi del Tartaro. Gli dei mi ordinarono di uccidere Ares. Uccidesti Ares per la tua sete di vendetta. Ma ora tocca finalmente a me impartire il castigo, Sparta. Kratos, la tua morte non sarà dolce. Stai calmo, bello. Personalmente, videoludicamente, il mio personaggio preferito è sicuramente Kratos, perché è un idolo, secondo me. Un personaggio che non ha paura di niente e di nessuno. È il Chuck Norris videoludico, secondo me, Kratos. E a tutto il mio rispetto e la mia stima. Crono è sicuramente uno dei boss più comici e ironici di God of War 3. Come state vedendo, in questo momento stanno uscendo da un suo brufolo, da una sua escrescenza presente nella sua mano destra dei nemici. Quindi Crono, ti do un piccolo consiglio: fatti vedere da un dottore bravo, perché hai nemici che ti fuoriescono dai brufoli. Hai un acme giovanile che devi assolutamente risolvere. Comunque sia, questo live è andato fail perché prima sono morto parecchie volte e quindi ho rifatto il video, perché prima ho failato moltissime volte. Sono morto per colpa di Crono, che non so, magicamente era diventato onnipotente in modalità facile. Riusciva a uccidermi. Comunque sia, non voglio annoiarvi. E Crono non si fa neanche la manicure, quindi Kratos è costretto a occuparsi del suo nonnino, considerando che Crono è padre di Zeus, quindi nostro nonno. Ma siccome nella famiglia di Kratos non vanno molto d'accordo, Kratos è costretto a uccidere il nonno. Il nonno ovviamente è un titano, perché... Oddio, che ho fatto? No! No! Dai, no! Io voglio sapere perché quando faccio i live faccio i peggiori fail. Cioè, avete visto? Cioè, io sto saltato, il gioco non mi salta. Cioè, dai. Proprio non si vede che mi vuoi dalla manata. Dai, 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 su. Adesso sto fermo, almeno non mi ammazzi, pezzo di merda. Oh, mori? Ok. E... mamma mia, questa non l'ho failata. Fortuna. Oddio. Adesso che tasto devo premere? Triangolo. Ok, a posto, salvo. Andiamo. Oh, su, forza, su, via. Dai, 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 che non c'ho tempo a perdere con voi. Vai, vai, vai. Vola, vola Kratos. E beh, insomma, ci sono giorni in cui sei costretto a saltare addosso a tuo nonno per ucciderlo, i peggiori bug, ragazzi. Dai, dai, cazzarola, salta. Salta. Ok. Ci sono giorni in cui sei costretto a saltare addosso a tuo nonno e a percorrerlo per tutta la schiena per ucciderlo. Beh, sono brutti giorni.
Oddio, vai, muori, muori. Jesus Christ, non muore sto ragazzo. Muori, muori. Mamma mia. In questo momento sto utilizzando il cestus di Nemea che ho sottratto a Hercules. Non credo di aver salvato la partita in cui uccido Hercules, quindi non so se riesco a proporvi Hercules versus Kratos. Però se ho fatto un buon salvataggio, senza essere costretto a ricominciare il gioco per uccidere a Hercules, insomma, vi proporrò più avanti Zeus contro Kratos, anche se Hercules l'ho già affrontato. Vabbè, insomma, ho detto un casino di robe e non ci sto a capire niente. Ok. Sulla mano di Nonno Crono. In God of War 2 Crono ci aiutava, ci donava una delle quattro magie, cioè quella di scuotere il terreno, e un capitolo dopo ci ritroviamo sul suo dorso per ucciderlo. Oh, oddio, no, ti prego, no. Oddio, come cacchio fai? Te sta schiacciando. Cioè, è un colosso da un trilione di chili e questo qua riesce a sollevargliela ma come se fosse niente. Kratos, il Chuck Norris videoludico. Mamma mia. Crono è sicuramente il personaggio che insieme a Zeus è presente in tutti e tre i God of War. Considerando che i tre God of War sono i God of War principali, escludendo i due per PSP. Che sono comunque sia delle espansioni. R1 R1 R1, grandissima varietà di tasti. R1. Wow, numeri, Kratos vola. Perché in God of War 1 Crono era presente perché sosteneva il vaso di Pandora. In God of War 2 ci aiuta donandoci un bonus. E in God of War 3 lo uccidiamo per le feste. E ritornando al discorso che Crono si deve far vedere da un buon dottore, vi dico solamente questo. Buongiorno signori passeggeri e benvenuti in Crono Airlines. Ci troviamo in questo momento sulla spalla del titano Crono da cui è fuori uscito un mostro. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza. Crono, fatti vedere da un bravo dottore perché c'hai dei mostri che ti fuoriescono dalla spalla. E dottor Kratos ha la medicina per te, visto che ti sta operando alla cazzo di cane. Oddio, si è arrabbiato. Il titano si è arrabbiato. Oddio, oddio, oddio. Oh, muori, muori. Cerchio, cerchio, cerchio. Oh, è mortale? Oh, staccamogli l'osso. Non mi mangiare! Crono, il mangiatore di schifezze. Oddio, è inquietante. Sta cosa è inquietante! Oddio, ma che cazzo si mangia questo? Oh! Mamma mia, l'ho vista brutta. L'ho vista brutta. Ah, scendi, scendi. Ah, ti senti soddisfatto per avermi mangiato? M'hai mangiato ma non m'hai ucciso, brutto pezzo di merda. E adesso dottor Kratos ti opera per le feste. E farà una piccola incisione con il bisturi nel tuo stomaco, visto che ti faremo la lavanda gastrica, bellissimo. Oddio mio. Ecco, togliamo tutti sti budelli, va. Oh, il bel sassolino. Abbiamo preso un bel sassolino. Oh, la lavanda gastrica è conclusa, Crono. Oddio, dove devo andare? Oh! Ti devi fare anche un po' di manicure, eh? Non è che sei messo bene, Crono. Oh! Oh no! Ho sbagliato la combo! No!
mamma mia, non ci posso credere, non ci posso credere. Epic file. Mamma mia. Quadrato. Mamma mia, ti prego, non mi fa premere altri tasti. Oh, yes. Insomma, sei messo bene. Dottor Kratos risolve le tue malattie. O ti cura o ti uccide. Vai, 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 Kratos, vai. Ah, che carino che sei. Ti tolgo le caccole? Ti posso togliere le caccole oppure ti lavo i denti? Mamma mia, quanto sei brutto. Oh, sta calmo, sta calmo, non insulta la madre di Kratos. Non insulta la madre di Kratos. Sta calmo, sta calmo. Sta calmo. Oh, e vai. Piccola operazione al cervello. E siamo tutti a posto con la coscienza. Hai avuto giorni migliori, Kratos. Sì, Kratos. Crono. Wow, wow, wow. Attento, non inciampa. Attento che inciampi. E vabbè. Il dottor Kratos ha finito il suo lavoro. L'operazione è andata a buon termine. Il paziente è morto, ma non sente più dolore. E bella a tutti ragazzi, al prossimo video e bangarang. Ciao ciao ragazzi.